Cari amici, cari concittadini, buona serata. Finalmente siamo giunti al 31 dicembre di questo anno bisestile. Un anno molto brutto, molto brutto. E fanno tutti i discorsi di fine d'anno e lo voglio fare anch'io. Dunque, qualche giorno fa c'è stata una conferenza stampa al comune di Itaxarf. Purtroppo io non sono stato avvertito, non sono stato telefonato e non ho potuto partecipare. Sarebbe stato una cosa interessante perché da quello che ho letto dai resoconti si è parlato della STS. Ho chiesto, dico, ma è stata fatta qualche domanda? No, non ha parlato nessuno. Peccato, peccato, perché io avrei voluto chiedere al commissario straordinario come mai due membri del consiglio di amministrazione si sono dimessi. Come mai? Vabbè, sarà per la prossima volta. Ma avremmo voluto chiedere anche un'altra cosa. Si ricorda, ha letto di quella storia che si racconta di terreni del comune di Frascati allora, venduti al comune di Roma affinché parcheggi e stazione della metropolitana Anagnina fossero realizzabili? Ebbene, 20 miliardi di lire sotto la sindacatura Molinari è stato dato un acconto di 2 miliardi. E gli altri? 2 miliardi sarebbe 1 milione di euro. Mancano 9 milioni all'appello, almeno così si dice, che guarda caso, fra conteggi sbagliati e rettificati dal magistrato, è stato il costo dei terreni Anagnina 1. Non lo so, signor commissario, avrei voluto farle questa domanda, poi veda un po' lei se sa di questa storia. Ma volendo chiudere, perché ho detto sarò breve, volendo chiudere il 2016, lo chiuderemo all'insegna di una notizia che insomma non è più di tanto, è una notizia di Natale che ci racconta, ci fa il riepilogo della nostra politica. La presidente del PD paga la colf con i soldi pubblici, la presidente del Consiglio regionale fedelissima di De Luca è stata condannata dalla Corte dei Conti per un danno erariale di 20.000 euro. 4.200 sono andati alla cameriera. Eccolo qui. Che cosa è successo in pratica? È successo che questa signora aveva un immobile, un suo immobile che ha destinato nel comune di Lioni, ha destinato a sede del partito e quindi con i fondi regionali, no? Con i fondi regionali sui quali la magistratura anche qui nel Lazio sta indagando, ma da tanto, dai tempi di Batman, ma non se ne sa nulla. Ecco, il bello della Corte dei Conti è questo, no? Che innanzitutto non c'è prescrizione, poi quando arriva non è che c'è l'appello, è quando arriva: cara signora, 20.000 euro, qui gli devi dire fuori. Invece al comune, alla regione Lazio, invece, mi sembra che ci sia mezzo, si chiamava consiglio di presidenza, una cosa del genere, quelli che erogavano i soldi ai vari gruppi dei partiti, no? E quelli ancora stanno così. Ecco, il bello della Corte dei Conti è questo, ti dice, cara signora, lei deve pagare e devi pagare. Buon fine anno 2016 e speriamo che il 2017 non sia come questo anno bisestile e che anche qua a Frascati, insomma, qualche cosina, no? Perché non basta accendere le lampadine, non basta.